Buongiorno a tutti, ascoltiamo anche oggi un pezzo del Vangelo e oggi lo facciamo insieme agli amici di Pennabilli. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: Guardati bene dal dirlo a qualcuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore. Bellissimo Vangelo, corto ma densissimo di significato. Il lebbroso è l'uomo che incarna per eccellenza la sua incapacità a lasciarsi amare. Non si ama, si giudica, ritiene di non essere degno. E per questo se ne sta di solito lontano dalla folla e non solo non lo accoglierebbe, ma che lo ricaccerebbe nelle città dei morti dove i lebbrosi vivono. Ma questo lebbroso vince la sua paura, non si interessa alle brutte figure, non si preoccupa del fatto che Gesù possa cacciarlo, si fa forza e si avvicina, anzi si butta proprio per terra per bloccare il cammino di Gesù. Gesù loda la sua intraprendenza, perché è segno di un grande amore a se stesso e a Dio, e così viene risanato. La nostra salvezza passa dunque attraverso tale accettazione, che se siamo così è perché Dio si manifesti nella sua potenza e ci salvi. Accogliamo dunque il suo amore. Lascia un commento a questo video e noi ci rivediamo a domani. A presto!